Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su Minecraft. Ragazzi, oggi è l'ottavo episodio e ho fatto molti progressi dall'ultima volta. Ma ve li farò vedere subito, quindi iniziamo subito con il video. Allora ragazzi, eccoci qua, sono ancora a casa, sono tornato a casa in realtà. Allora, qua ho levato il letto, se vi ricordate l'ultima volta c'era Emilio. Qui ho messo a cuocere, ho preso un po' di sabbia, l'ho messa anche a cuocere, infatti qua c'è anche un po' del vetro. Perché oggi voglio andare a creare, ovviamente, voglio andare a esplorare, ma creare anche qualcos'altro. Qui se mi avete ho messo a cuocere anche l'altro vetro. Ci ho perso molto tempo a fare tutte queste cose. Allora, qui intanto sta crescendo ancora il cactus. Qui a destra invece ho creato un ascensore. Perché ho creato l'ascensore? Perché voglio creare qua sopra questa montagna un osservatorio che si vede benissimo. Allora, qui infatti ho decorato un po' la stanza, ho messo con quei quattro pesci che teniamo qui questi nell'acquario. Poi sono andato in mezzo al mare, ho trovato anche i pesci tropicali finalmente, li ho portati anche un poco vicino alla parte di casa nostra. E inoltre l'ho infatti raccolti perché vorrei creare anche un acquario da un'altra parte. Qui ovviamente ho ancora finito di decorare, non so qui cosa possiamo mettere, se altri di questi pesci o altri animali. Allora, prendiamo subito l'ascensore che ci porta su. Ovviamente è facilissimo, con la 1.13 si possono fare tutte queste cose. Usciamo. E praticamente qua si vede tutto il mondo. Questa è la parte di casa nostra. Di notte è ancora più bello che si vede tutto illuminato. Lì è tutta l'altra parte. E qui in questa cesta ho messo un po' di materiali, sono andato a raccogliere e ho craftato proprio per fare la terrazza. Mo' sono indeciso se farla qui, proprio una specie di terrazza, che pure sarebbe bene, eppure un'altra che affaccia anche da quest'altra parte, oppure un'altra che affaccia da quest'altra parte. Però credo che una qui, che affaccia di qui, ci sta tantissimo, eppure un'altra che affaccia da quest'altra parte qui, su questo muro, ci sta un botto. Quindi ragazzi, inizio subito a costruire. Ragazzi, però sto qui ho anche decorato un po', ho messo un po' di piante qui e delle liane. Non sono caduto, quindi devo risalire. Ragazzi, a costruire questa terrazza, praticamente qui ci ho messo anche un po' di recinzioni per non cadere. Praticamente qua ho racchiuso un po' tutto. L'ho messa in questa parte qui, non lì proprio centrale, se non cadevo giù. Bene, quasi bene, bene o male, quasi tutto. Anche di qua, quindi si può vedere quasi tutto il mondo. Tranne che da quest'altra parte ancora non l'ho fatta e mo sono deciso se farla o meno. Però secondo me ci sta. Quindi proverò a metterla qua. Oppure posso provare a fare tipo un trampolino che mi butta direttamente su quel fiume lì, che è un po' complicato da fare, però cioè non è complicato da fare, è complicato tuffarsi, perché se cadi lì moriamo, quindi forse è meglio faccio la terrazza. Ragazzi, sto per fare una cosa pericolosa, ovvero tuffarmi lì perché non ho dove scendere e quindi ci provo. Se va tutto bene, sono ancora io. Olè. Meno male, non volevo morire. Adesso vado a dormire perché si è fatta notte. Comunque lì su è come stava venendo. Ho messo anche tipo delle trave per non far vedere che è sospeso. E adesso vado a dormire e mangio pure qualcosa. Ragazzi, adesso si è messo anche a nevicare. E lì a piovere. Molto suggestivo, spero che non si riempia di neve perché non mi piace. Inoltre, metto un po' di torce pure qui in fondo. Ecco, così di notte possiamo anche venire. Poi l'acqua non si dovrebbe congelare. Comunque sì, ci metto una doccia qui. Anzi, più che qua sopra. Poi ho cotto anche un po' di pesce, se lo posso mangiare. Vabbè, nulla, credo che sia finito la terrazza almeno. Adesso vorrei esplorare un po'. Quindi ci becchiamo tra poco.
stesso punto siamo pure questa qua, l'ascensore che si scende, visto che va solo a salire. Per il clacson di qualche macchina che sta qua che bussa. Qua siamo scesi. Adesso andiamo di qua. Passiamo un po' di roba che abbiamo nell'inventario. E troviamo anche il nostro lama. Salama. E pagalli. Allora. Usiamo tutto quello che non ci serve. Usiamo il vetro, la terra, ciotto che me ne tengo e anche le ossa. Vediamo se è fatta notte. Non è notte. Ok. Allora ragazzi, andiamo ad esplorare. Comunque ragazzi, vi state chiedendo come ho fatto a portare tutta quella sabbia delle anime. Il blocco di mango, ma il blocco di mango già ce l'avevamo, e sabbia delle anime, sono andato nel Nether, ho scavato un poco, sono andato un po' avanti dall'ultima volta e ho trovato praticamente una zona ricca di sabbia delle anime e ho trovato anche una parte che ci può uscire fuori da quella caverna, diciamo. C'è un ragno, mi fastidio. Comunque ragazzi, sono andato verso, dal portale del Nether a nord da questa altra parte qui. Così, siccome mi ha sempre esplorato verso il mare, adesso vorrei esplorare un po' anche verso l'entroterra, per darsi troviamo qualche villaggio dei villager o qualche altra cosa. Dato che era una sella, voglio cavalcare un cavallo, così mi sposto molto più velocemente verso l'entroterra. Ci sono queste pecore che, anche se la lana ce l'ho, cioè il letto lo potrei fare, ma comunque mi serve della carne, quindi non ci serve la mucca, cibo, no, non scasticcia. Oh, ragazzi, ho trovato un villaggio dei villager. Che culo. Speriamo che ci sia la campana, perché se ci sarà la campana spero che si possa fare anche il raid. Voglio sconfiggere quei maledetti. I villager cattivi, non so come si chiamano. Vediamo cosa possiamo fare in questo villaggio. Tanto sembra una marea di pecore che le ucciderei molto volentieri. Proprio la mia carne. La prossima cosa che devo fare, ragazzi, è una serra, ecco, mi sono ricordato. Il prossimo episodio faremo una serra. Perché è a metà? Non capisco perché questa casa sia a metà. Contro il libro? No. Una casa a metà. Questi blocchi sono. Terracotta bianca, ragazzi. Allora ho trovato cosa possiamo fare in questa casa. La smantellerò e mi ruberò i suoi materiali perché mi piace questa terracotta bianca. Tanto comunque qua non c'è più da nessuno. Tanto vale che me li prendo io i blocchi, no? Credo che si stia facendo notte, quasi quasi non mi andare da darmene questo villaggio, perché sennò possono spawnare gente indesiderata. Ah, i villager dormono, ma da quando? Fico. Un armo se, grazie, questo me lo prendo molto volentieri. Qui c'è qualcos'altro? Chester, non ce ne sono? No. Allora, vediamo un po'. C'è la caravana con altrettanti lama. Eccola lì la campana. La campana me la voglio prendere e portare a casa. È notte, quindi adesso me ne andrò da qui, perché non voglio spawnare altra gente. Ecco qui i zombie che stanno venendo, quindi adesso metterò un po' di torce qui, per segnarmi sia il tragitto ma anche per cercare di non far spawnare tanti mob. Questi villager alcuni li potrei anche utilizzare per farmi vari farm, sia per farmi dei villager ma anche tipo per i drowned, con gli affogati, o anche per la farm di ferro. Andiamo un attimo. Allora. Ci si mettono anche gli zombie adesso. Lo scheletro lo voglio uccidere. Farà. Mi serve una sua freccia che mi ha droppato. Mi ha droppato anche l'elmetto che non mi serve. Grande.
Prendiamo l'altro in mano perché sennò qua la vedo brutta. Ci becchiamo appena arriviamo a casa. Incredibile, stanno ancora qua il creeper e il ragno su questa barca. Comunque adesso tornerò a casa, metterò a cuocere un po' di legna, un po' di carne, così me la trovo già pronta per l'indomani. Adesso altro vitello coso, siamo più il manzo crudo, qua la carne di pecora. Ora mettiamo l'alambicco qui, poi dopo lo sposteremo e faremo una sala dedicata proprio alle pozioni. Adesso voglio tornare al villaggio dei villager perché voglio, visto che è mattina, vorrei esplorarlo di mattina. Poi qui ragazzi sono tornato al villaggio dei villager, questa qua, questa roba non la voglio. C'è anche l'amico Golem qui, mi può servire per aiutarmi a difendermi. Le mucche le ammazzo perché c'ho anche un po' di allevamento a casa, quindi posso, potrei anche iniziare ad allevarle. Nel frattempo ora le ammazzo che mi serve a farle. Voglio cercare un'altra volta questa qua per riprendermela. Ah, stanno pensando che ci sia, vabbè, qua le fornaci, no? Io lascio intatto il villaggio, dai. Vediamo cosa ci stanno, giusto qualche mela, me la prendo. La spada com'è? Meglio della mia, meglio non me la conservo. Cioè, sempre vi urla cesta che può servire. Chiudiamo la casa, poi vediamo un po'. Ah, ecco qui. Abbiamo trovato finalmente un po' di carne che non ho, cioè un po' di carne, un po' di cibo che non ho, ovvero le carote. Queste qua me le prendo giusto giusto due, se me le porto a casa. Poi c'è anche il nostro amico farm, vediamo cosa possiamo scambiare con i trade. Allora, 15 barbabietole, non so dove posso prenderle. Ok ragazzi, mo cerchiamo le barbabietole, se questi qua le coltivano, così le coltivano va bene, perché così le posso scambiare con l'amico Frizzino. Questi mettono qua, patate, mi servono, grande, non devi pigliare patate tu. Guarda ragazzi, adesso molto più vicino, molto nel prossimo episodio sicuramente farò una serra, io ci ho raccolto anche il vetro e facendo questa serra, perché ci sta sto coso? No, l'ho messo mica io. Boh, comunque facendo questa serra, facendo la serra appunto possiamo coltivare molte piante e quindi qua c'è una grutta però non devo esplorare, e stavo dicendo si possiamo coltivare e scambiarle anche con i sistemici villager. Però ci sono altri villager, altre coltivazioni, l'armaiolo. Sento uno scheletro. Vabbè, comunque ragazzi, c'è l'armaiolo che possiamo scambiare il carbone per avere. Sì, possiamo prendere questi 15 carbone, scambiare per diamanti, per gli smeraldi, possiamo prendere la spada incantata. Quindi questo armaiolo sarà molto utile. Adesso andiamo in giro anche per altre case, troviamo altre ceste. Qui c'è un'altra cesta e mi prendo tutti i materiali, grande fratelli. Ragazzi, inoltre vi consiglio di andare a vedere anche i nostri video, cioè il video scorso di Minecraft, anche quello ancora di prima, precedente, così vi vedete anche i progressi. Infatti il video scorso l'ho fatto pure in compagnia con un ospite, che non vi svelo niente, quindi andate a vedervi il video. Questa là qua c'è una vista. Andiamo a vedere quello cosa coltiva a questo punto. Bene, vabbè. Ragazzi, i villager stanno conversando tra di loro, si stanno accoppiando, attenzione. Vediamo se esce un piccolino. Ci sono anche le balle di fieno, grande cosa, adesso me la prendo. Tutte. Perché sono fieno gratis. Ottime decorazioni eventualmente mi possono servire. E inoltre abbiamo anche il grano gratis. Quindi possiamo mettere anche fuori alla serra, potremmo, e inoltre potremmo anche dare a mangiare alle mucche, quindi possiamo anche allevare facilmente le mucche. Qua si continua il villaggio,
Incredibile, continua. Eccole qui le barbabietole. Spero che siano barbabietole. Vediamo subito. Passiamo un po' di roba. Sì, sono le beetroot. Ragazzi, allora abbiamo le barbabietole. Le prendo io tutte quante. Mi conservo anche i semi, così casomai le coltiviamo anche a casa nostra nella serra. Era l'unico che mi serviva, no? Sono carote, sì, sono carote. Queste barbabietole eventualmente le vado a scambiare, così mi faccio degli smeraldi. Finisce qui il villaggio. O continua sopra. Dovrei continuare sopra, che sto seguendo il sentiero. Vediamo il sentiero dove porta. Perché poi dopo che non si vede nulla. Finisce qui? Ah no, continua qua. No, è finita. È finito il villaggio. Vabbè, non voglio dilungarmi troppo e sto tornando indietro. Pure perché si è fatta notte, non voglio che i villaggeri mi muoiano. Mi tornerò a casa, mi fregherò la campana e torno. Quindi ci vediamo a casa. Ragazzi, ecco qua, presa la campana, adesso ce la portiamo a casa e torniamo. Sì, come potete vedere lì c'è uno scheletro che cavalca un ragno. Adesso lo uccidiamo, entrambi. Ecco, prendi. Incredibile. Eccoci qui. Ragazzi, dall'alba che sta iniziando ad uscire e e da qui dal paesaggio dietro alle mie spalle che sarebbe tutto il nostro mondo, io vi dico che oggi è tutto. Vi chiedo di lasciare un mi piace se è piaciuto questo video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di seguirmi su Instagram su trattino basso foto trattino basso 03, sarebbe il mio profilo Instagram dove metto tutti i foto dei paesaggi, ma anche metto anche tipo le varie novità del canale. Inoltre vi chiedo anche di andare a seguire il nostro secondo canale della crew con tutti i membri della crew, se andate insieme a Anthony Gaming, che si chiama The Best 5, metto il link qui sotto in descrizione. Inoltre andate a vedervi anche i video scorsi che sono usciti in questi giorni, tra l'altro con video di FIFA. Oggi quindi vi dico che per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima e bella bro!